Resident Evil 2 è uscito di recente, in realtà è uscito anni prima, quindi avrete benissimo capito che sto parlando dell'eccezionale remake di Capcom uscito solo poco tempo fa, il 25 gennaio 2019. Eccezionale perché non soltanto ha una grafica modernizzata o degli effetti particellari da panico come molti giochi di oggi, anche il gameplay è stato rivisto e perfezionato. Solo per citarne una, la telecamera è stata posizionata alle spalle del giocatore rimuovendo quella fissa. Oggi, per celebrare l'incredibile capolavoro di Capcom, che insieme ad altre l'ha salvata dalla bancarotta, vediamo alcuni dei personaggi umani con le trasformazioni più spettacolari in mostri nei vari Resident Evil. William Birkin. William Birkin è uno scienziato della Umbrella Corporation ed è il creatore insieme ad Albert Wesker del T-002, cioè del famoso Tyrant tanto temuto dai giocatori di tutto il mondo. La sua prima apparizione è in Resident Evil 2. Durante una retata dell'Umbrella Corporation viene ferito gravemente, ma per sopravvivere si inietta il G-Virus. La sua vita dopo la trasformazione non è stata facilissima, devo dire. Ha ben 5 forme diverse, una peggio dell'altra, e a ogni mutazione perde parte della sua umanità, arrivando a diventare un mostro senza coscienza e basta. Ed eccovi le sue trasformazioni. Brian Iron. Con un nome molto davvero duro, Brian Iron era il capo della polizia di Raccoon City. Ovviamente corrotto fino al midollo come qualunque buon capo di polizia in un horror, era in combutta con la Umbrella Corporation e sembra ricevesse grosse tangenti da essa. La storia di questo personaggio è a tratti macabra, diciamo. Pensate che una delle cose che voleva assolutamente fare nella vita prima di morire era di cacciare e imbalsamare il corpo della figlia del sindaco di Raccoon City. In una delle modalità di morte di Iron, egli si trasforma in un mostro. Tutto ciò successe a causa di William Birkin, che iniettò nell'uomo l'embrione G, lasciandolo in vita per poter dare vita alla creatura mostruosa di cui parlavamo prima. Steve Burnside. Steve Burnside era il figlio di un ricercatore della Umbrella Corporation, che tradì la compagnia e vendette i suoi segreti all'offerente più alto. La Umbrella scoprì le sue azioni e fece prigionieri sia Steve che suo padre. Mentre la madre fu assassinata, fa la sua apparizione in Resident Evil Code Veronica. Cercando di scappare dalla sua prigionia, viene rapito da Alexia Ashford e utilizzato come cavia per esperimenti. Quando gli inietta il virus T Veronica, Steve si trasforma in un abominio. Alexia Ashford era la scienziata responsabile del virus T Veronica, una versione modificata dell'originale virus T. La sua storia è molto interessante e vi consiglio di leggerla o di giocarla. Eccovi le sue 3 trasformazioni. Jack Norman. Jack Norman era il leader del gruppo terroristico conosciuto come Il Veltro, nonché responsabile dell'attacco bioterroristico sulla città galleggiante di Terra Grigia. Dopo aver subito una pesante sconfitta, storia di cui non sto a parlarvi ora, Norman, completamente folle e pieno del suo desiderio di vendetta, in un momento di follia si autoinfetta un'overdose di T-Abyss, mutando nella creatura nota come Ultimate Abyss, e viene successivamente affrontato da Chris e Jill nella sua sala del trono. Ultimate Abyss deriva dal fatto che è praticamente l'ultimo mostro da affrontare, nonché il mutante più forte creato dal virus T-Abyss. Alex Wesker. Alex Wesker, anche conosciuta come Guardiana, era il 12° soggetto del progetto Wesker, ideato da Oswell S. Spencer. Nel 1998 le fu somministrato un ceppo sperimentale del virus T. Sopravvisse all'iniezione e divenne un membro del reparto informativo dell'Umbrella.
Dopo aver tentato il suicidio durante alcuni eventi con Claire Redfield, Alex si trasforma in un orribile mutante a causa del virus iniettato in precedenza. Bitores Mendez era il capo del villaggio di El Pueblo, in Resident Evil 4. Tenterà durante alcuni eventi di uccidere Leon in un capannone isolato. Quando la gente lo ferirà facendo esplodere una tanica di gas, si trasformerà grazie alla Plagas che ha in corpo in un mostro incredibilmente coriaceo con tentacoli artigliati e una lunghissima colonna vertebrale. Jack Krauser. Stati Uniti d'America, insieme a Leon Scott Kennedy, venne affiancato all'agente Kennedy durante una missione in Sud America dedicata alla cattura di Javier Hidalgo. Durante questa missione Krauser venne a conoscenza degli esperimenti dell'Ombrella e, dopo aver perso l'uso del braccio, cambia completamente mentalità vedendo nei Pericolis Virus una fonte di speranza per recuperare il vero se stesso. Dopo molti eventi in Resident Evil 4 Krauser ottiene il potere della Plaga, un parassita in grado di donare poteri mostruosi. Osmund Sadler. La mente dietro il complotto delle Plagas, colui che ha ordinato il rapimento di Ashley in Resident Evil 4, costringendovi ad affrontare ogni genere di abominio, ed è anche il capo assoluto dell'organizzazione degli Illuminados, ovviamente. Egli possiede una Plagas di controllo, artefice della mutazione che lo renderà poi il boss finale del gioco. Carla Radames era una ricercatrice geniale e la mente principale dietro alla scoperta e lo sviluppo del virus C. Per colpa delle follie di Simmons, venne trasformata in un doppelganger di Ada Wong tramite la sua stessa creazione e fondò la Neo Umbrella. Dopo molti eventi, Carla si trasforma in un abominio convinta di essere la vera Ada Wong. Con questo concludiamo, mettete mi piace al video e aiutateci a crescere condividendo con i vostri amici e passando parola. Magari cominceremo a portare video di gameplay più avanti.